presenza a questa assemblea costituiscono motivo di gratificazione e fiducia per chi l'ha organizzata e convocata. Questa assemblea, come già detto anche il professor Mazzone, è la prima manifestazione pubblica della Sinistra Unita a Casoria, e vedervi così numerosi è motivo per chi l'ha convocata e chi l'ha fortemente voluta, motivo di gratificazione e anche di speranza. Considerata l'importanza del momento preelettorale, non ruberò molto tempo allo svilupparsi del dibattito, perché appunto per lasciare più maggiore spazio. Vorrei iniziare presentandovi però una brevissima panoramica di quello che è successo negli ultimi anni e degli scenari che oggi si possono intravedere. Non mi attarderò sul fatto che negli ultimi 20 anni questa città è stata amministrata male, cioè indipendentemente dal colore politico. I guasti provocati sono sotto gli occhi di tutti. Però, ciò nonostante, il centrodestra è riuscito nella titanica impresa di peggiorare situazioni di disagio che un centrosinistra malato, figlio di un'efficienza segnatamente campana, aveva già contribuito a sedimentare negli anni. Noi vogliamo partire appunto da questo, dal proporre una critica e soprattutto un'autocritica impietosa, perché questo è importante, per poi riformulare una proposta di buona politica. Quest'ultima non deve essere una dichiarazione di intenti, perché questo è importante, non deve rimanere un mero esercizio di retorica legato a schemi astratti che poi non hanno sviluppo nell'ambiente reale, ma deve essere una proposta attuabile, seppur nel rispetto dei propri ideali, quelli che contraddistinguono queste tre sigle. E questo è il nostro concetto di amministrazione della cosa pubblica e non ne conosciamo altri. Infatti, da troppi anni i bisogni primari dei cittadini sono stati sovrastati dagli interessi personali di quanto l'hanno amministrata iniquamente. La nostra città ha bisogno di un profondo rinnovamento. Ciò deve avvenire partendo necessariamente dalla discontinuità dai vecchi metodi e da chi l'ha amministrata, quindi gli uomini. Solo l'accantonamento degli interessi personali permetterà di rimettere al centro dell'azione politica i cittadini e i loro diritti, che sono la cosa più importante. Promuoveremo, se l'elettorato ce ne darà la possibilità, una politica comunale tale da proporre metodi che in maniera trasparente ed onesta abbiano l'obiettivo rivoluzionario di rendere questa città più vivibile. Insomma, lavoreremo affinché a Casoria ritorni alla normalità e questa diventi cosa realizzabile e non un sogno impossibile. Intanto possiamo vedere come in questi giorni con i nostri soliti, antichi, tristi politicanti, seppur purificati dall'ennesimo cambio di sigle e di casacche, appaiono attratti unicamente da una forza centripeta.